Presidio Prenestina, la lotta continua, questo è lo slogan con cui circa 800 lavoratori di società appaltatrici di Trenitalia rivendicano i propri diritti. Molti sono senza lavoro da mesi e non percepiscono stipendio da prima della scorsa estate. Da circa una settimana è stata avviata una raccolta firme per sostenere la loro causa. Esatto, ieri sono stata a trovarli, sono 85 giorni che stanno lì notte e giorno a raccogliere firme, anzi invitiamo poi i nostri ascoltatori se possibile ad andare a firmare, vediamo se si può fare anche online perché così magari possiamo anche Vado, oggi raccogliere più passo, via firme. Prenestina, Via Prenestina 135, passo abbiamo volentieri. uno dei ragazzi che comunque è in collegamento con noi, diamo il buongiorno a Giuseppe Maggiolino, ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti voi. Ciao Giuseppe, grazie per aver Ciao. accettato il nostro invito. Una situazione drammatica, non è la prima purtroppo che affrontiamo, e allora lasciamo subito a te il punto perché tu possa ricostruire quella che è la vostra situazione. Allora, siamo qui da 24 novembre, il primo giorno dell'occupazione che abbiamo fatto e siamo stati i primi in tutta Italia. Ed era un atto dovuto a quello che stava per succedere l'11 dicembre 2011, il giorno dei licenziamenti. Noi rappresentiamo una categoria che sono i lavoratori dei treni notte, sia il servizio d'accompagnamento che la manutenzione, e che ha lavorato sul suolo italiano per oltre 130 anni. Lavoravamo in appalto a Trenitalia per questo servizio che era garantito ed era considerato come bene sociale, perché era non solo comodo, ma anche economico rispetto alle tariffe dell'alta velocità. Nulla è cambiato dall'11 dicembre se non delle trattative che sono state effettuate a livello regionale, ma che non hanno risolto il problema della vertenza e che alla fin fine hanno portato a continuare a rimanere qui noi a Roma e altri colleghi a Milano sulla torretta, aspettando con ansia il tavolo nazionale, che non sappiamo quando avverrà, per cercare la ricollocazione di tutti gli 800 lavoratori. Ecco, Ecco, non Giuseppe, solo, prego Elena, scusami, no, vai, vai. no, volevo che Giuseppe sottolineasse una cosa, perché nel frattempo è anche avvenuto qualcosa che è andato un pochino a spaccare il fronte interno dei lavoratori, perché alcuni sono stati invitati ad andare a lavorare in aziende che in realtà poi avranno brevissima vita, giusto Giuseppe? Sì, ci sono degli appalti o subappalti che ruotano in questo contesto. Alcuni colleghi sono stati reinseriti in un appalto, sempre magari di qualche vettura letto o cuccetta, quindi di qualche treno notturno, che però avrà vita breve e quindi si ritroveranno magari tra qualche mese disoccupati di nuovo un'altra volta. Questo Giuseppe, secondo te, è stato pianificato dai gruppi sindacali, magari per rompere il fronte che si stava creando da parte vostra? Ci sono diverse, non tanto dai sindacati, più che altro dalle lobby, dalle aziende, dall'azienda Trenitalia che ha trovato l'azienda, in questo caso parliamo della Angel, che era un'azienda che tra l'altro non aveva nemmeno vinto l'appalto, era arrivata seconda. La prima che aveva vinto la gara si chiamava Tecnica. Solo che non poteva partire a regime già dall'11 dicembre e di conseguenza hanno dato il mandato alla seconda, e la seconda azienda, guarda caso, ha la stessa dirigenza di quando c'eravamo noi, come vagoni letto o come vagon lead. E fa capo se ci puoi aiutare in questa ricostruzione, Giuseppe? E sempre ha la stessa dirigenza che c'era una volta. Una volta come vagoni letto, come vagon lead, in italiana avevamo un tipo di dirigenza che, guarda caso, è ritornata con un altro nome, che appunto è questa della Angel. Allora, poi noi abbiamo l'opportunità di tenerlo, Giuseppe, con noi questa mattina. Questo presidio è in via. Diamo Via l'indirizzo. Prenestina 135 e Sì. bisogna entrare nel cancello, fare delle scalette. In fondo a un corridoio c'è una porta rossa, bisogna salire su, ci sono le indicazioni per raggiungere i ragazzi che vi aspettano a braccia aperte, anche se io spero che poi sarà possibile firmare anche online a Giuseppe, perché chiaramente si può fare molto di più in questo modo. Sì, certo, adesso abbiamo cominciato così, poi abbiamo, tramite anche i partiti a cui abbiamo chiesto aiuto, stiamo divulgando tutto quanto a livello nazionale,
e quindi diciamo che la presenza sul territorio non sarà solo sul Lazio, su Roma, ma su tutto il territorio italiano. Io sono sempre affascinato, negativamente affascinato, però è la domanda che noi ritualmente poniamo agli ascoltatori, a chi è poi nostro ospite, parlando di un disagio grande come questo che sta affrontando Giuseppe. I partiti che vanno risposto a questa vostra sollecitazione, Giuseppe, possiamo saperlo? Sì, Italia dei Valori e il SEL. Diciamo che tutte le parti politiche sono intervenute, bene o male, con interrogazioni parlamentari, ci sono venuti a trovare, però sia Italia dei Valori che il SEL sono stati presenti fin dal primo giorno. Dal primo giorno lì da voi. No, dicevo questa fascinazione negativa perché poi la politica è la prima responsabile di questo disastro. No, fra l'altro io vorrei anche sottolineare un altro fatto, perché questi treni sono stati soppressi anche sulla base di quello che loro chiamavano un calo, però il calo c'era stato anche perché ne erano già stati soppressi tanti, quindi in percentuale non era affatto in calo diciamo l'utenza che fruiva di questi treni, quindi è stato veramente uno spostamento di capitali, allora, per poi concentrare tutto sulla famosa alta velocità, che insomma meriterebbe una puntata a parte. I soldi ci sono per pagare chi lavora nel nostro paese, basterebbe togliere un terzo del PIL che lo gestisce la criminalità, lo scrive Veltri. Basterebbe togliere gli sprechi che non sono miriadi. Giuseppe, poi ovviamente noi ci muoviamo su delle curiosità abbastanza semplici che credo colgano l'interesse poi di chi ci ascolta. Da quanto tempo non prendete lo stipendio voi? Allora, come accompagnamento, cioè i conduttori, noi non abbiamo avuto questo problema, invece quelli di RSI, la manutenzione, sono ormai più di 6 mesi che non percepiscono lo stipendio. Questi colleghi ovviamente tu li conosci, come sì, vivono? Quelli che fanno la manutenzione, cioè quelli che fanno l'occupazione con noi. Con voi. Come vivono? Con l'aiuto delle mogli o dei figli, con quello che avevano messo un po' da parte. Per ora solo con quello. Anche perché c'è la ricollocazione, soprattutto ho visto, ci sono ragazzi, ci sono persone di tutta l'Italia, ho visto, giusto? Sì, esatto. Ecco, quindi ci sono persone che forse erano anche a pochissimo dalla pensione, dico bene? Esatto, magari a qualcuno mancavano 4 anni, chi 3. Ecco, chi, e come li ricollochi queste persone che non hanno neanche l'età poi per trovare un nuovo lavoro? Proprio per quello aspettiamo il tavolo nazionale. Infatti. Perché decida che sorte dare a tutti noi, giovani e grandi. Quanti anni hai, Giuseppe, te? Ho fatto i 28 a dicembre. Auguri, seppur in ritardo. La voce è quella ferma di un uomo, ma si diventa uomini, la vita ci fa chi coglie queste tensioni. E Giuseppe, di dove sei, Giuseppe, te? Io sono nato a Torino, però da circa 3 anni adesso abito a Genova. Che rottura di palle il posto fisso, È vero, sì, è una noia. Una noia mortale. Ricordiamo che sono 800 le persone che non hanno più nulla. Che non hanno dignità. Sottratto il lavoro. A cui stanno togliendo, vorrebbero togliere la dignità, ma senza loro riuscirci. Lottano. Certo. Sono convinto che non ci riescono. Sì, Giuseppe. Il problema di questa avvertenza, di questo dramma sociale, che si può chiamare così, è che ci sono 800 persone. Queste 800 persone bisogna vederle come con dietro altre persone, cioè certo, la famiglia, quindi il numero diventa più grande, esatto, certo. Diventa molto più grande. E in più i cittadini hanno pagato un servizio pubblico, che appunto erano i treni a lunga percorrenza, si ritrovano che non ce l'hanno più, non hanno l'alternativa per poter scegliere, c'è solo un tipo di servizio che all'utenza costa il doppio, fanno un tragitto che magari comporta 3, 4, 5 cambi, il prezzo è triplicato e non possono rivolgersi a nessuno. E quindi siamo in tanti a pagare le scelte di una casta, di una lobby che guarda le persone ormai come economia viaggiante in questo caso, piuttosto che come anime che prendono il treno per necessità, per lavoro, per salute, per tanti motivi.
perché le persone non sono numeri e non sono economia, certo, sono menti e sono pensieri. E anche anime. E fratelli. Esatto. Roma 23 dicembre, credo che io mi riferisca nella lettura della nota a quell'Angel Service che menzionava Giuseppe. La nuova società alla quale è stato affidato provvisoriamente l'appalto per i servizi di accompagnamento treni notte, in una nota precisa di aver formalmente comunicato a Trenitalia la lista delle persone avviate in servizio dall'11 dicembre, confermando che tutto il personale è stato regolarmente assunto presso la sezione circoscrizionale per l'impiego. La nota arriva in risposta in descrizioni di stampa in relazione alle quali la società annuncia che presenterà querela contro ignoti per diffusione di informazioni false e diffamatorie nei suoi confronti. È vera questa nota, Giuseppe? No, allora, l'Angel Service ha assunto il personale, e non tutto comunque, di Roma, Napoli e Bari. Le sezioni di Torino, Milano, Venezia, le altre di Roma, della Vastra, del Servizio Internazionale e di Messina, no. Allora. E questo è dovuto al fatto che gli hub e le stazioni di partenza, comunque dove hanno i servizi, sono proprio nelle stazioni che ho appena elencato, cioè si parte da Roma, si parte da Bari, si parte da Napoli e si arriva attualmente fino a Bologna. No, ma poi perdonami, l'Angel Service non è quella di cui mi parlavate e che non ha, diciamo, non è un'azienda proprio che se la passi benissimo e non si sa bene quanto ancora duri? È quella? Sì, esattamente. Ecco, appunto, quindi praticamente li riassumono, quelli che riassumono, con un anno di lavoro. Se va bene un anno. Se sì, va bene se no, un anno, no, esatto. Perché il mandato adesso ce l'aveva per 6 mesi. Quindi da quando hanno riassunto i miei colleghi, praticamente entro maggio-giugno dovrebbe, se non c'è un'altra volta... È un licenziamento ritardato, in poche esattamente, parole. Esatto. Giuseppe, vuoi dire altro? C'è ancora qualcosa da aggiungere? Oppure possiamo rimanere anche in un'altra maniera? Io spero, Giuseppe, che si possa appunto anche fare questa raccolta online. Nel caso noi ci sentiamo, continuiamo a seguirvi e vediamo di diffondere soprattutto per chi non può venire a Via Prenestina 135. Se potete farlo, fatelo naturalmente, anche perché è una bella esperienza personale. Sono persone davvero splendide. Chi può andare vada, altrimenti vedremo noi di attivarci in qualche altro modo. Va bene, Giuseppe? Va bene, grazie mille. Grazie. Un abbraccio, grazie, grazie a te, namaste, Giuseppe. Ciao. Grazie.